L'allerta meteo di codice arancione ha completamente stravolto il programma per i festeggiamenti della Natività di Maria, la festa più cara ai pratesi che ogni anno si celebra l'8 settembre. La sindaca Ilaria Bugetti ha infatti annullato il tradizionale corteggio storico serale e la diocesi ha anticipato a mezzogiorno, rispetto alle 22, l'estensione del frammento della Sacra Cintola appartenuta alla Madonna. Io ringrazio i cittadini perché nonostante il momento c'è stata una grande risposta, le persone sono arrivate, segno che stringersi insieme e comprendere è un tratto distintivo della nostra comunità, che è una comunità solidale e che sa esserci nei momenti più complicati e più complessi. In tanti hanno partecipato al solenne pontificale in Duomo, a cui è seguita la benedizione dei ceri e l'ostensione della reliquia dal pulpito del Donatello. A celebrare la messa Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari, insieme a quello di Prato Giovanni Nerbini e al clero locale. In Duomo anche una delegazione delle comunità straniere che vivono a Prato, che avrebbe dovuto partecipare per la prima volta al corteggio. Ad accompagnare il prelato nei tradizionali giri del pulpito di Donatello, la sindaca Ilaria Bugetti, il presidente della provincia Simone Calamai e la sindaca di Mussolente, comune legato a Prato da un patto di amicizia, Elena Bontorin. Al termine dell'ostensione il tradizionale rito della Cappella del Sacro Cingolo, dove la reliquia è stata nuovamente depositata nel cofano dell'altare. Tre le chiavi che servono ad aprirlo, due sono di proprietà del comune di Prato e una appartiene al capitolo dei canonici della cattedrale.